Giovanni, tell them that I'm 82 today, but going on for 9. Ha detto che da oggi ne ha 82, però sta contando i 9. Filippo, vai vicino. Vai vicino. Vai vicino a fare foto. Vai. In mezzo. And then we have the meeting with all the other persons. We say in English, I have a mind. This is Giovanni. Giovanni Germani. Because I'm ashamed to tell you that I speak almost no Italian, aside from please and thank you. And yes. My wife always used to say to me, Giovanni would explain to you, my wife used to say to me, thank God you are not a girl, because you seem not to be able to say no. Vabbè, a parte le cose su di me che vi ho detto, semplicemente ha detto che sua moglie gli diceva sempre che grazie a Dio sei una non sei una ragazza perché non sai dire di no. But I do want to thank you most especially for making me so wonderfully warmly welcome today, because my dear Sydney, my wife's name was Sydney, and I were married for more than 60 years. Allora, innanzitutto voleva ringraziare tutti, e poi c'è un motivo particolare per questo ringraziamento, che sua moglie, che si chiamava Sydney, e lui sono stati sposati per quasi 61 anni. And this is the first birthday that I've had without her. And so I'm very grateful to you young people for cheering me up. Allora, e dice che siccome questo è il suo primo compleanno che passa da solo, è molto grato a tutti voi giovani, ha detto, per il fatto che lo teniamo su di morale, in sostanza, gli diamo la possibilità di stare con noi. All of you all tomorrow, and I shall look forward to that enormously. And feel free, any of you who might like to ask me questions of any kind, to pass them on through my minder, Giovanni, and I will answer them as best I can. I shall look forward to seeing you all more tomorrow. Many thanks. E che chiunque dovesse avere bisogno di fare qualche domanda, a parte che ci sarà l'incontro domani, comunque di fare le domande, passarle a me, e purtroppo dovete passarci, e dopodiché poi comunque domani risponderà a tutti con calma. Fagliela una sola. No, adesso no, ragazzi, facciamo tutto domani, perché insomma, prima di tutto mi sembra scortese nei confronti dei signori, e domani abbiamo tempo e calma e pazienza per fare l'incontro con lui, ok? Ok. You can see what the one is about.
Please forgive me being late, but there are apparently other visitors, guests, who are coming, who are even later. So, my apologies. Ok, allora detto che vi sta chiedendo scusa per il ritardo rispetto all'orario che avevamo previsto, però siccome ci sono giù un po' di persone che sono ancora rallentate dal pagamento del conto, siamo un po' in ritardo, comunque va bene lo stesso. This is my friend and, as we say in English, my minder, Giovanni Termani. Grazie, sono stato presente. Cosa sola, so che preferivate che erano. Ma l'interprete? No. Vi dovevate accontentare, dovrete accontentare di più. No, so now, how are you all? Come state? Fine, good, good. I'm specially grateful to you for letting me come to be with you today. Mi sono particolarmente grato perché mi avete dato la possibilità di essere qui oggi in questo fine settimana. Because it so happens that yesterday was my 82nd birthday. Oh. So, as you, most of you probably will know, my lovely Sydney, my wife, we had been together for more than 60 years, died recently. Come voi sapete, la mia amata moglie Sydney è morta recentemente, dopo 60 anni che siamo stati insieme. And so this was to be the first birthday that I've been alone without her. E questo doveva essere il primo compleanno che io avrei passato da solo senza di lei. And so my children and my grandchildren all urged me to come to be with you young people because they said that will stop you being too gloomy. So, praticamente sono stati poi i suoi figli e i suoi nipoti che l'hanno spinto a venire a partecipare alla nostra convention, sapendo che era in questi giorni, proprio perché in questo modo sarebbe stato meglio, sarebbe stato più felice e tenuto su di morale. Parecchie cose su cui parlare. So, you must feel free to ask questions about anything. Quindi sentitevi liberi di fare domande su tutto, su quello che volete, su cui volete fare domande. Because I have been in this crazy trade of pulling faces and making noises for a living. For now, let me think, about 75 years. Quindi tenete conto che io sono fatto questo lavoro di fare facce strane, espressioni complesse, arrivati a oggi ci sono circa 75 anni che lo faccio. So, although I've learned a great deal about many things having to do with the profession of being an actor, e quindi nonostante io abbia imparato tantissimo praticamente facendo l'attore professionista arrivare adesso, I have observed of course within these 75 years how greatly the world in general has changed and how immensely our profession has changed. E quindi ho avuto il piacere di imparare in questi anni come si è cambiato immensamente nella professione di attore, e non solo in quello, il mondo in cui viviamo e il modo di fare gli attori in questi 65 anni. So you must feel free to ask questions or make speeches or
give me samples of acting or anything that you choose in the next couple of hours. Allora, avete praticamente 2 ore per provare a fare domande, fare discorsi, se qualcuno vuole fare anche delle prove, dare prove d'attore, avete 2 ore per dimostrargli o chiedergli o fare tutto quello che volete. Non esagerate, questo lo aggiungo io, non l'ha detto lui. La mia non è una domanda, è una considerazione che volevo condividere con voi e con il signor Barry Morse, proprio perché ci ha rivelato questo piccolo segreto dell'improvvisazione tra lei e Martin Landau in The Black Sun. Il pubblico di allora, che eravamo ragazzi, si è accorto, tant'è vero che in quella scena avete bucato lo schermo ed è rimasto nella memoria collettiva. It's good for me to hear after all these years that that little effort all those years ago produced obviously the effect that it did. But of course now we, you more particularly, all you young people, have to be much more concerned with the prospects of the human species than my generation ever was. Because we are now at the point when the wrong thumb on the wrong button will wipe us all out. And lui dice che praticamente adesso al di là dei problemi, cioè lui è contento del fatto che questo fatto prima di tutto, cioè dell'improvvisazione tra due macchine. E poi sta dicendo che chiaramente una delle, lui si rende conto che probabilmente le generazioni, noi come generazione più giovane rispetto a lui, chiaramente dobbiamo vivere con maggior preoccupazione l'idea del futuro, perché in questo momento il bottone sbagliato, cioè il dito sbagliato sul bottone sbagliato può avere degli effetti deleteri. And we have to be concerned, I think, very urgently concerned with which way we are going. We have succeeded in destroying so much on this planet of ours that we are within one thumb's press of being able to destroy ourselves and leading the planet to the control of such superior species as the lice and the beetles. Quindi dice che dobbiamo essere veramente molto preoccupati, perché dopo essere stati così bravi a distruggere da soli tante specie di animali, tanti comunque altri esseri viventi, siamo soltanto alla distanza di una pigiata di bottone prima che effettivamente venga distrutto tutto e che dopo vengano a regnare sul regno terrestre delle specie molto evolute come gli scarafaggi e il generation that we're seeing on air since 1999 is able to, when I'm very soon you, Professor Brad, saying, well, when I grow up, I'm going to be like him. And so to be considered responsible, like for in his case, to somebody that decided to have a career in the science, in science, for just having seen you and having you as a sort of guide or guy. Well, that's very flattering and very I really wish I'd been able to do that. I've been asked several times in recent years to write an autobiography, and in fact I've started to do some work towards producing a book about my life and career, and among the titles which I have juggled with is another phrase from Shakespeare, which I think is particularly apt in my case, which is simply the words, better than myself. The reason we said they like us here so much as a character was the fact that it was you, this character. It was not the character that I did. That's right. It was something that was kind of yes.
because there wasn't very much Vichadharma present, I had to pillage, steal bits of myself to make use of. I wish I'd done it a little better, but never mind. Perhaps next time we'll do better. But it's so thrilling, it really is, that after all these years, what is it, more than 25 years now, many of you were not born in those days, were you? But it's been repeated, I believe, in Italy quite recently, has it? Yes. The old series? Yes. So you've seen it. I've not seen it for a long, long time, as you can imagine. Yeah. Praticamente dice, ok, il problema, cioè, il fatto che dici tu è vero in fondo, perché d'altronde di Victor Bergman non c'era praticamente niente, per forza uno doveva tirare lui un pezzo di se stesso, perché cioè, le basi proprio mancavano, quindi era la personalità sua che doveva uscire per forza. E poi dice che la cosa che lo stupisce è il fatto che ci siano, insomma, presenti qua oggi comunque tante persone che, facendo una stima anche close, visto che più o meno il primo periodo della trasmissione è stato 25, più di 25, cioè 25 anni fa, molti di voi non dovrebbero, cioè come io, praticamente, non dovevano essere ancora nati, quindi dice, sicuramente è stato ripresentato più e più volte, e dice, magari. E poi lui dice, e poi e poi dice un'altra cosa, che lui non ha più rivisto spazio nel 1999 per un sacco di tempo. Of course, this profession of ours has changed out of sight in the 75 years or whatever it is that I've been in it. It does not resemble at all the profession that I joined when I was 15. And in fact, if I were 15 again now, I don't think I would go anywhere near show business. Quindi lui dice che comunque vedere la sua professione adesso, cioè vedere com'è cambiata la professione in questi ultimi 75 anni, in cui lui comunque ne ha fatto parte, perché si è entrato a far parte praticamente prima 15 anni, e lui non si riconosce più nella professione com'è adesso, come sono gli attori adesso. Dice che se avesse 15 anni in questo momento, sicuramente non si avvicinerebbe allo show business come è fatto invece quando Ancient times, in Roman times, was what we would nowadays call a stand-up comic, a comedian. Allora, e praticamente San Genesio era l'epoca in Roman times. Sì, all'epoca dell'Impero Romano comunque era considerato quello che noi adesso chiameremo un comic. And that the act that he used to do made fun of the newly converted Christians when he went to the Roman emperor to do a show. E quindi quello che lui faceva per sostanza far ridere era andare davanti all'imperatore quando era chiamato a corte e prendersi gioco delle persone che si erano convertite da poco al cristianesimo. But then the day came, the legend goes, when somebody appeared to him from on high and said, "Genesius, stop this." He said, "Sure, yes, okay." Quindi la leggenda dice che in sostanza un bel dì gli apparve qualcuno, qualcosa dal cielo che gli disse, "Genesio, smettila." E lui disse, "Ok, la smetto." And so the next time he went to the Roman Emperor's palace, he did some other jokes. And so the emperor wasn't very pleased. He said, "Do the thing about the Christians. That's what we like best." E quindi la leggenda continua a raccontare che in sostanza lui, quando fu richiamato a corte, iniziò a fare delle altre cose per far ridere l'imperatore. Perché l'imperatore gli disse, no, lascia stare queste cose, fai le solite cose sui cristiani, cose del genere. So Genesius said, no, I can't, because they told me from on high that I mustn't do that anymore. So the emperor said, "You do what you're told, or else." E quindi lui disse, a un certo punto, no, non posso farlo perché mi è stato detto dall'alto che io non posso fare queste cose. E invece l'imperatore lo guardò incavolato e disse, no, tu devi fare quello che ti viene detto di fare. And so Genesius still refused, and so they took him out and barbecued him. E il termine è bellissimo, comunque praticamente Genesio continuò a
ad opporsi, e quindi fu preso, portato fuori e barbecue. Cioè, l'hanno fatto in gratis. L'hanno fatto in gratis. That's how Genesius became a saint of the Catholic Church. And many, many actors and singers and dancers, I'm sure in your country, like most other Catholic countries, will wear medals for St. Genesius. Well, I'm not religious, but a very dear friend of ours, who we first got to know almost as soon as we were first married, Sydney and I, became converted to Roman Catholicism and became a Franciscan brother. And he now lives in and works for the Vatican, helping to run the Vatican radio service. And because the Franciscans are not allowed to have any possessions or money, he begged enough money to buy Sydney and me these little medals. And so we've always worn them in memory of our friend. And that's why I'm not religious. When people ask me about my religious faith, I always say, I'm a born again agnostic. Allora, tornando indietro al discorso di San Genesio, sostanzialmente dopo, in base a questo fatto che fu praticamente bruciato per il fatto che non si rifiutava di prendere ancora in giro i cristiani, divenne santo per la Chiesa Cattolica, e molti attori hanno questa sorta di venerazione, comunque sono devoti a San Genesio per il fatto che è considerato uno dei patroni protettori dello spettacolo, comunque degli attori. E lui dice che questa medaglietta gli è stata data sua moglie, e fu data da un loro carissimo amico che conoscevano prima ancora di sposarsi, e che dopo si è praticamente convertito, si è fatto frate, in sostanza. Dopodiché, solo che che adesso sta a Roma e che lavora per la Radio Vaticana, solo che per il fatto che comunque i francescani non possono avere soldi, comunque devono fare un voto di povertà, cosa ha fatto? Per poter comprare la medaglietta a Sydney e a Barry, ha fatto l'elemosina, ha chiesto l'elemosina per potergliela comprare, e quindi loro si sono sentiti in dovere, comunque per un gesto così gentile in ogni caso, di portarla sempre. E quindi la ragione per cui comunque lui gira sempre con questa cosa è che non è tanto religioso, nel senso di religioso cattolico, ma quanto perché lui si definisce, non so che, si definisce un agnostico reincarnato, di nuovo è abbastanza.